Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, accade che sulla strada il Rabbì, il nostro Maestro, il Redentore, compie prodigi. In verità, questa sera aggiungiamo un altro tassello che impariamo da questa madre speciale. Non stare mai fermi, non avere mai il cuore in pace, sapendo che c'è sempre qualcuno che ha bisogno. La madre da chi ha assimilato questo, se non dalla vita del figlio? Si può dire che nel DNA di questa donna, sin dall'accoglienza del progetto di Dio su di lei, vi è stato il gene della mobilità. Va da Elisabetta sua cugina, va incontro con discrezione e silenzio alle necessità dei poveri. Lei stessa si riconosce una povera di spirito e così insegna a tutti noi a non stare mai fermi, perché la fede è dinamica, è uscita da se stessi, è sempre incontro con l'altro. Il peccato all'opposto è egoismo e chiusura in se stessi, è ricerca spasmodica di un ego da attuare, un blaus da cercare. Signore Gesù, perdona questa miseria che a volte non riconosciamo o che non abbiamo il coraggio di estirpare. Signore, via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Risveglia la tua potenza e vieni, Signore Gesù. Dai pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati, la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. Tu sei Dio, dividi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: certo, ancora un po', e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si ralleveranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Signore.
bene, andiamogli incontro. Egli è la luce del mondo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Mi è costato un mal di testa forte, un'agitazione non indifferente oggi, ma almeno, visto che il santuario stamattina era allagato per la forte pioggia, ma posso almeno offrirvi un esempio pratico di dinamismo della fede. Le signore, le nostre sorelle, voi, che sono venute per la messa del primo venerdì del mese, si sono messe con i secchi a togliere l'acqua, grazie. Vorrei che fosse sempre così, che sentissimo il santuario come casa. E questo è bello, vuol dire che hai sentito questo santuario come casa. È l'orgoglio di Parabita. Va gridato, questo orgoglio va gridato, perché non è un orgoglio fatto di pietre, ma è l'orgoglio che abbiamo nei confronti di una mamma, di un rapporto speciale che possiamo vantare. E Dio ha messo questa pezza. Vabbè, io ho una domanda da chiedere quando entrerò nel Regno dei Cieli. Spero, anche se dovrò purificare parecchio, i piccioni, perché li hai creati, Signor Dio? Perché fanno tanto danno ai pluviali, me li otturano e poi la casa tua si riempie e si allaga. Gesù, era necessario che i piccioni andassero proprio a fare i nidi, sempre, perché poi c'è proprio una passione naturale proprio per i santuari e per le chiese. Ma ricordate, fare i nidi da un'altra parte. Bene, chiusa questa parentesi, dobbiamo aggiungere un altro tassello alla nostra fede. È importante che lo facciamo, perché uno dice: va bene, io devo pensare e devo essere portinaio alla porta del mio cuore. Se volete, prendetevela come un'immagine slogan che ci accompagnerà. Sarà, come dire, il risultato, l'impegno di questo novenario alla Beata Vergine Immacolata Concezione. Gesù, per mezzo di Maria, insegnaci a essere portinari dei nostri pensieri. Perché, carissimi, davvero nella nostra mente due forze si combattono. E noi dobbiamo stare attenti, perché nella nostra mente deve vincere la luce. Nella nostra mente devono trovare largo i pensieri di Dio. Lui deve respirare nella nostra mente, nel nostro cuore. Perché, come vi dicevo, la parola viene preceduta dal pensiero. Un pensiero impuro è un'azione per lo più violenta, sconnessa, iraconda. Una buona azione, un'azione che sgorga da un cuore puro, viene perché già nella mente è stata preparata. E allora, fratelli carissimi, se noi impariamo a riconoscere le ispirazioni e a distinguerle dalle suggestioni, ci accorgeremo che i pensieri ispirati non sono mai egoistici, non tendono a chiuderci in quei falsi umilismi, in quella pavidità d'animo, in quel falso pudore che ogni tanto tiriamo fuori pur di non fare niente. Ma perché devo farlo io? Ma non sono capace. No, e ci sottovaluta. Non sottovalutarti, perché tu hai dei doni, tu hai dei carismi, tu hai dei talenti. Io no, un'intelligenza. Il Dio ti ha dato la capacità di capire le cose. E quando anche fossi un uomo così semplice, perché dici: non sono andato a scuola, so far di conto a malapena, so leggere e scrivere, e allora vuoi che ti sforno tutto il catalogo dei santi che erano analfabeti e che hanno fatto grandi cose? Basterebbe la nostra Santa Caterina d'Alessandria.
pensieri che ci irretiscono nella paura, non sono pensieri paralizzanti. Anche se uno dice andiamo, rischiamo, aiutiamo, mettiamoci la faccia, non potrà calcolare sempre tutto, però almeno l'uscita da e l'interesse verso qualcuno, state pur certi che farà un pensiero ispirato. Una suggestione dice vivi, pensa a te stesso, comunque vadano le cose, pur di dover passare sul cadavere di qualcun altro, sta bene, l'importante è che stai bene tu. Questo oggi dice certa psicoterapia. Vuoi stare bene? Fallo, purché tu stia bene. Vuoi andare con lui? Vuoi andare con lei, nonostante tu sia coniugato felicemente? Fai, purché tu stia bene. Non fa nulla. Vuoi sviare? Vuoi prendere le scorciatoie del piacere? Vai, fallo, purché tu stia bene. Devi rispondere solo a te stesso, che se ne importa degli altri. Secondo voi questa è un'ispirazione? No, questa non può essere un'ispirazione, perché non costruisce novità, non edifica, non forma il corpo, non cementifica la comunità fatta di molte membra e chiamata a essere un corpo solo. Tutto ciò che divide, tutto ciò che frammenta, tutto ciò che disgrega non è da Dio. E allora, carissimi, la Beata Vergine Maria Immacolata, quando leggo questo Vangelo della guarigione dei ciechi, mi dice di un dinamismo, mi dice di un'attenzione. È vero, forse dovremmo dire così, parafrasando in maniera poetica, le cose di Maria più belle sono quelle non dette. Nei Vangeli tutto ciò che è silenzio su di lei ci piace immaginarlo come la cosa più bella. Però da quelle poche annotazioni, da quelle poche parole da lei pronunciate, se c'è una cosa che possiamo imparare è che non è mai stata a braccia conserte, non se n'è mai stata per i fatti propri. E perché questo? Guardate, se uno lega in cielo ciò che ha legato in terra, ponetevi questa domanda, può essere mai che la Santissima Trinità da 2000 anni la pone sempre in mezzo a noi, sempre come colei che intercede e non ha mai pace in paradiso perché si preoccupa continuamente di noi suoi figli? Volete che in terra non abbia fatto questo? Volete che nella sua vita non abbia sperimentato questa sollecitudine per gli altri? In paradiso mica fai quello che non hai fatto in terra, in paradiso fai esattamente quello che hai fatto in terra, perché in paradiso ci vai con le virtù che hai vissuto in terra e grazie a quelle virtù nella comunione dei santi risplendi e puoi intercedere per altri fratelli. Ecco perché questa guarigione non è semplicemente un atto magico, un atto che stende le mani, ma è un andare verso. E fateci caso, nei Vangeli tutti i racconti di guarigione non avvengono mai in casa di Gesù, non sta seduto mentre fa i miracoli, mentre guarisce, sta sulla strada. Tutte le guarigioni avvengono sulla strada. Bartimeo verso Gerico, il paralitico mentre sta andando a Gerusalemme. Ogni guarigione è un dinamismo, ogni guarigione è uscita da se stessi. Ecco, aggiungiamo questo importante, questa piccola tesserina di mosaico al nostro bel mosaico, e cioè che le ispirazioni, i pensieri buoni, sono pensieri di movimento. L'ho richiamato più volte in questo periodo di avvento e deve essere una necessità che sentiamo tutti nel cuore. Fare un gesto di riconciliazione, ricomporre una lite, compiere un atto di misericordia, che sia corporale o spirituale, significa sempre uscire da se stessi, significa sempre dire non sto bene perché non stai bene tu, non posso sentirmi completamente felice perché non lo sei tu. E questo riguarda tanto le parentele di sangue, i nostri cari, quanto i nostri amici, i nostri vicini di casa, ma anche gli ignoti, le persone che a malapena per noi hanno un volto, un nome, che incontriamo una volta al mese, una volta all'anno, perché le nostre relazioni non devono mai essere a cerchi concentrici. Il primo cerchio è quelli che mi piacciono, sono simpatici, mi danno, mi fanno i favori, i regali. Poi l'ultimo cerchio sono quelli proprio gli anonimi assoluti,
quasi che non fossero esseri umani o figli di Dio pure loro, no? Relegati proprio nelle relazioni più intime, no? Verissimi, che uno sia vicino, lontano, deve sempre avere questa sollecitudine, fermo restando che coloro che amiamo e che chiamiamo nostri cari, nostri amici, come il nostro Signore stesso ci insegna, hanno un posto particolare nel cuore, ma questo non può andare mai a scapito del bene che si deve fare sempre verso tutti. Ecco, fratelli carissimi, storia del Signore che lavarono col secchio e tolsero l'acqua. Gesù, se noi naturalmente siamo capaci di fare questi gesti, perché uno sente proprio un luogo, un santuario, una casa, e allora tutti si mettono assieme da fare. E grazie a Dio possiamo celebrare stasera la messa perché siamo all'asciutto. Mettiamo in campo queste energie per tante altre cose. Chiediamo ispirazione al Signore nella preghiera, sempre a partire dalla preghiera, per compiere tanti piccoli gesti significativi. Non dovranno per forza essere notati o discussi di bocca in bocca nel paese, perché saranno il più delle volte i gesti che compiamo nel nascondimento, però saranno quelli che ci daranno la pace e la serenità del cuore e daranno consolazione a una madre che in vita, avendo imparato a sorridere come a piangere, in cielo sorride e piange però allo stesso tempo per tanti figli che non riescono a capire quanta fortuna hanno di averla come madre, non ancora, e preghiamo perché invece questa fortuna sia avvertita anche da loro. Sono convinto, lo diceva un convertito di Lourdes, grazie a Lourdes, André Fossard, se sapessero quanto questa mamma li ama, piangerebbero di gioia senza mai più smettere di piangere. Signore, ti rivolgiamo la preghiera con il desiderio di essere anche noi guariti dal male e trasformati in uomini nuovi. Diciamo insieme: Signore, liberaci dal male. Signore, liberaci dal male. Perché la Chiesa, luce delle genti, testimoni che in Cristo ogni tenebra è vinta, ogni colpa perdonata, ogni morte redenta. Preghiamo. Signore, liberaci dal male. Perché tutti i cristiani avvertono come compito specifico l'impegno per il superamento di ogni ingiustizia. Preghiamo. Signore, liberaci dal male. Perché nel mondo crollino le dittature e ogni altra forma di governo che non rispetta la libertà e la dignità dell'uomo. Preghiamo. Signore, liberaci dal male. Perché noi fedeli, che spesso crediamo di vedere, ricerchiamo umilmente e attentamente la verità, consapevoli di non possederla mai compiutamente. Preghiamo. Signore, liberaci dal male. Perché la cecità fisica dei non vedenti, accettata e unita alle sofferenze di Cristo, diventi testimonianza di luce per i non credenti. Preghiamo. Signore, liberaci dal male. O Padre, che hai pietà e misericordia di ogni uomo, ascolta le nostre suppliche e donaci di credere fermamente in te, che sempre ci illumini e ci salvi, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria a voi, Signore, abbandonata.
benevolenza, oh Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Al suo primo avvento nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai profeti e alle illuminazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver giurato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria,
San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Domenico nostro padre e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, e noi con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Alleluia Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Alleluia Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Maria, Vergine Immacolata, Madre del nostro Redentore, a te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione, a te ricorriamo con più insistente fiducia, in questi tempi segnati da non poche incertezze e timori, per le sorti presenti e future del nostro pianeta. A te, primizia dell'umanità redenta da Cristo, finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato, eleviamo insieme una supplica accorata e fedele. Ascolta il grido di dolore delle vittime delle guerre e di tante forme di violenza che insanguinano la terra. Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell'odio e della vendetta. Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono. Madre di misericordia e di speranza, ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio il dono prezioso della pace, pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli, pace soprattutto per quelle nazioni dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. Fa che ogni essere umano di tutte le razze e culture incontri ed accolga Gesù, venuto sulla terra nel mistero del Natale per donarci la sua pace. Maria, Regina della pace, donaci Cristo, pace vera del mondo. Signore, andate in pace. E